E ciao a tutti ragazzi, ovviamente non potevo non parlare perché mi avete detto che i video sono meglio se sono accompagnati anche da quattro chiacchiere. Ho lasciato comunque un attimo prima della sigla cantare questo Mercedes perché voi direte sì, sei fissato con Mercedes, si sì, può essere, però per chi lo conosce, per chi lo ha sentito, per chi lo ha nel padiglione auricolare dell'orecchio, ce l'hai in mente, come dire, non può non dire che non è lui anche nel gioco, quindi è veramente veramente, come dire, rilassante per me, veramente tanto. È proprio una musica e di musica ovviamente vogliamo parlare. Qua c'è Sanremo, ma quello sinceramente, anche se ok, orgoglio italiano, non mi interessa, mi dispiace, non offendetevi chi magari lo segue. Capita che di sfuggita vedo anch'io qualcosa, però sinceramente non mi ci ritrovo né come tipologia né come ovviamente artisti che partecipano, a parte alcuni proprio, ma alcuni perché hanno, come dire, una storia alle spalle, gli altri insomma non mi ritrovo, diciamo, nel genere attuale, ecco. Comunque parleremo di musica perché so che è un argomento che vi interessa ed è anche un argomento così, come dire, da viaggio, dai, perché sennò su Euro Truck Simulator cosa che facciamo? Mi piacerebbe anche darvi il video in pasto così con tutte le mie cambiate doppiette. Tra l'altro vi dico subito appunto prima di partire che prevederà infiniti tagli questo video perché è frutto di giorni e giorni che magari un po' la sera, un po' nel weekend ho completato un viaggio verso la Spagna, visto che ho comprato il DLC Iberia che era in sconto su Steam, che su Steam praticamente più il tempo che sono in sconto i DLC di Euro Truck Simulator rispetto al tempo in cui non lo sono, quindi vi consiglio ovviamente Steam come piattaforma perché è veramente molto valido, ce l'ho ormai, sto andando per i 10 anni di profilo Steam. Ma a parte questo, appunto, ci saranno tanti tagli perché ho passato via innumerevoli caselli autostradali, innumerevoli stazioni di servizio per far rifornimento, per dormire, eccetera. Quindi diciamo che non potevo fare un video da un'ora e mezza, nemmeno farne 4-5, perché sennò arrivavamo a luglio, che dovevo ancora arrivare in Spagna. E vi devo mostrare un altro camion prossimamente, più altri carichi perché adesso non voglio spoilerare troppo, ma ho comprato anche in sconto, che l'ho veramente preso per pochissimo, non so, 2 euro così, un DLC che penso sia il migliore in assoluto su Euro Truck Simulator, però ci vedremo più avanti. Detto questo, lasciamo cantare il Mercedes, che se non si era capito lo adoro, come mod è spettacolare, e parliamo un attimo di musica, visto che è da un po' che non lo facciamo, magari alcuni non mi conoscevano quando l'ho fatto, che ne ho parlato sicuramente, beh, a grandi linee, spesso, diciamo, ma nello specifico in uno o due episodi su Farming Simulator. Da dove parte la mia passione per la musica? Beh, innanzitutto vi dico un piccolo segreto: chi non adora la musica o comunque, come dire, è un po', magari, che ce ne sono purtroppo, è un po' distante magari o non gli fa né caldo né freddo, beh, non, cioè, mi verrebbe da dirvi state alla larga da queste persone, però magari, che ne so, io magari vostro fratello, vostra moglie, quindi no, però insomma se, per me, che ne ho trovati veramente pochissimi di conoscenti che non gli fa né caldo né freddo la musica, ecco, insomma, sono personaggi un po' così strani, ma vabbè, a parte questo consiglio del giorno, mi sembra davvero strano, è per quello che non riesco a concepire uno che non abbia, non so, un genere, un artista, un qualcosa, dice ma sì, ascolto, ma quello che, cioè, se non si emoziona, non gli interessa della musica, come si fa? Cioè, voglio dire, secondo me è un po' strano. Dopo è vero che magari uno potrebbe dirmi uno che è appassionato d'arte, di quadri, a me non dico poco e niente, ok, alcuni sì, ma altri no, non sono né esperto né nulla di tutto ciò, quindi magari potrebbe essere la stessa cosa, però sulla musica mi sembra alquanto grave. Da dove nasce la mia passione? Vabbè, ripeto, come spero sia quella di tutti, da brani che
ovviamente ci emozionano. Ho la mia età, ovviamente Nico 87, non è l'età ma l'anno di nascita, quindi ho passato diverse epoche ascoltando diverse cose. Sono passato in gioventù che ascoltavo, per dirvi, l'ho già detto, magari a 10 anni, ho ascoltato anche Jovanotti per dirvi. Adesso non ascolterei più, ecco, non si offenda il buon Lorenzo, appunto, ma è passato in radio, l'ultimo brano che ha fatto, penso sia l'ultimo, è carino, interessante per carità, però l'apice che aveva fatto quando ho ascoltato io con l'albero era un Sior album, quindi vabbè, ma vabbè. Dopo gli anni, insomma, sono andato avanti e anni dopo ho scoperto un sacco di artisti. Guardando, soprattutto io ho 11-12 anni, capitava di guardare MTV, che una volta era un canale musicale, non un canale di intrattenimento, che adesso è meno musica e tutt'altro, a parte che sarà 5 anni che non vedo MTV, quindi non so neanche esattamente cosa fanno, però ho scoperto altro, quindi non so, per dirvi, ho ascoltato gli U2, Jamiroquai e i Daft Punk anche, ve lo dico, quindi generi abbastanza anche un po', come dire, diversi fra loro, voglio dire, perché insomma gli U2 sono un rock, sono un classico, Jamiroquai è più un funk, soul, ma era contaminato di tante cose, anche di un po' di jazz volendo, Daft Punk e Beastie Boys soprattutto, beh anche loro stracontaminati di un sacco di cose, veramente li apprezzo tuttora, e poi ovviamente si cambia col crescere. Tra l'altro, essendo instradato, lunghi tragitti autostradali o comunque strada, sempre da boccia, quindi da piccolo, ricordo che in casa, insomma, eravamo in gita mamma e papà, e per merito appunto del babbo, ascolto ancora con molto piacere e ascoltavo ancora allora i Nomadi, quelli sono immancabili, quelli sono gli evergreen, che sono trasversali a tutte le generazioni, penso. Dopo, ovviamente, ho più piacere, ovviamente, anche se magari non potrebbe non sembrare, ma mi piacciono di più i Nomadi con Da Olio rispetto, senza nulla togliere, a tutti i cantanti dopo, ci mancherebbe, però quelli per me sono i veri. Dopo, ripeto, ognuno ha i suoi gusti, ognuno tifa, come dire, trovo che sia giusto e porti magari anche complesso l'artista in sé, anche dopo con vari cambi della line-up, non lo so, però ripeto, ognuno ha i suoi gusti, per carità, io sono sempre, non l'ho detto in anticipo, però è in fondo alle note come nelle assicurazioni, scritto in piccolo, asterisco, ognuno ha i suoi gusti, io li rispetto, tra virgolette, spero solo che rispettiate anche le mie opinioni, perché sono tutte mie opinioni, non è che dico i veri Nomadi erano solo quelli, no, io sto dicendo che nella mia opinione era così, ecco. Poi crescendo, è arrivato un giorno che ormai l'anno prossimo sono 20 anni quasi praticamente, che è arrivato un mio caro amico delle superiori che mi ha dato un CD masterizzato da lui con su scritto Iron Maiden. Era il Best of the Beast, quindi il meglio della bestia, visto che loro trattano temi un po', cioè senza un po', heavy metal, sarebbe New Wave of British Heavy Metal, la vera dicitura per uno che se ne intende Iron Maiden, appunto. Me l'ha portato quello e Brave New World, me l'ha portati quindi nel 2003. Brave New World aveva 3 anni praticamente, invece il Best of the Beast era del 96 e quindi aveva già qualche anno in più e conteneva tutti i classici titoli. Allora non sapevo nulla di nulla, ero un povero ragazzuolo indifeso che non sapeva nulla di tutto ciò. E lì ho scoperto veramente un mondo, cioè, e mi ha sempre dato fastidio che prima non ci fosse stata la possibilità, come dire, di scoprirli in autonomia, perché riagganciandomi al discorso prima di MTV, passava di tutto e di più, ma non tutto. Quindi uno non è che aveva la possibilità di vagliare dalla A alla Z ciò che c'è e c'era come scena musicale, poi decidere dove andare a parare, cosa ascoltare, no, ti proponevano cose, non dico sul commerciale, però insomma, proponevano Iron e altri gruppi, ovviamente erano, come dire, un po' dimenticati, oppure ho scoperto dopo che venivano proposti,
alle 3 di notte su Super Rock, che ciao, uno dorme a quell'ora, voglio dire, ecco, ok. Quindi li ho scoperti, tra virgolette, beh, tardi, non troppo tardi, però insomma, dai, li ho scoperti così e lì è scattata, insomma, un po' una scintilla, dopo più o meno, insomma, sono sempre stato più da rock, hard rock, che altro, ecco. E da lì in poi, come dire, nonostante la passione per la musica, perché vorrei anche arrivare al discorso strumenti musicali, c'è sempre stata un po' la passione per chitarra, basso, più basso che altro, che in gioventù ho avuto anche l'opportunità di provare, ma non riuscivo a combinare tanto da autodidatta, mentre ho avuto la possibilità di provare anche la batteria, e lì un po' misto, un po' questa musica che a tanti magari può sembrare casino, sicuramente non è aria sulla quarta corda, ovviamente quello no, stiamo parlando di musica classica, è ovvio che è a volume ed è condita di bassi, forti volumi, assoli di chitarra, eccetera, però mi è sempre piaciuto anche perché comunque c'è sotto della tecnica, magari, anzi non lo è. La musica più complessa ed elaborata in assoluto, per carità, ci sono vari generi, anche stando nel genere, c'è sempre il prog metal, ci sono, non so, nel momento i Dream Theater per dire che, o i Tool, che è un altro sottoramo ancora che fa cose magari ancora più tecniche ed elaborate, veramente parti dispari, eccetera, tutto ok, però ripeto, non è neanche una cosa buttata lì in modalità. Si offendano quelli che ascoltano punk, perché so apprezzare anche quel genere e capisco anche nella storia cosa è stato e cos'era. Quindi ecco, però appunto voglio dire che non so neanche due accordi e due colpi di batteria. Quindi voglio dire, c'è sotto comunque un po' di anche un po' di più di un po' di tecnica, e quindi mi piacevano anche per questo. E quindi un po' sti brani, un po' la mia voglia di suonare, eccetera, anche lì è partito così il pallino e l'embolo di suonare la batteria. Purtroppo ultimamente si cresce, ci sono tanti impegni, è più comodo magari, e mi piace anche ovviamente in questo ultimo periodo qua farvi un video magari nel tempo libero la sera, piuttosto che fare una suonata, anche perché a una certa ora la sera è un po' un problema, diciamo, ecco. Però purtroppo era per dire che è un bel po' che non suono come si deve, però pazienza. E quindi il discorso musica per me, ecco, è ampio in questo senso. So che anche molti di voi che mi seguono, ovviamente so che hanno i loro gusti musicali, con alcuni ci siamo già parlati, molti che mi seguono sanno i miei gusti e mi seguono anche per questo, perché, come dire, trovano colui che fa video di farming, e in questo caso di Euro Truck Simulator, rockettaro, anzi metallaro, e fa magari solo piacere, perché magari uno si immedesima anche, come dire, un po' di più, insomma, e ci si sente un po' più vicini, ecco, su questo frangente. Mi piacerebbe ovviamente parlare di musica, mi servirebbero ovviamente degli spunti, parlare così a braccio, mi viene in mente solo di potervi raccontare un po' appunto mie esperienze, mie idee, i miei gusti, andando avanti, ripeto, oltre a Iron Maiden, come ho sempre detto, ho sempre apprezzato Motörhead, Black Sabbath, Metallica, gli Slayer, per capirci, all'ultimo proprio baluardo del più estremo che riesco ad ascoltare, apprezzatissimi da parte mia gli Overkill, e poi pian piano ci si affina, anche a volte si ascolta qualcosa che poi si va a riprendere dopo. È il caso di Queen of the Stone Age, ascoltati anch'essi nel 2003, ma allora non mi avevano detto niente, ascoltati più di 10 anni dopo, li ho apprezzati molto di più. I Deftones, i Tool, molto apprezzati veramente. Quindi vedete che anche è una cosa, come dire, molto che va anche a cambiare coi tempi, con l'età, con tutte le esperienze pregresse, ti cambiano, vi cambiano, ci cambiano, e quindi magari nonostante alla radice si resta ben attaccati, però spunta sempre un ramoscello, un ramo in più, ed è anche giusto e bello così, perché poi si capiscono le influenze, capisci certi gruppi da dove arrivano, se sono relativamente giovani, e quelli vecchi invece capisci da dove sono partiti quelli che hai ascoltato dopo. Quindi è veramente veramente un immenso mondo quello musicale, sia da ascoltatore che da musicista, diciamo,
che è apprestato e apprestabile e deve essere così, credo. Poi appunto so che anche tanti di voi, oltre che al discorso che ascoltano, ne siamo parlati su gusti musicali, so che tanti di voi anche suonano, quindi anche questo mi fa piacere, che è una parte importante anche questa della vita, insomma, ecco. Fra i vari hobby, passatempi, anche per dimenticare a volte certe giornate magari un po' storte, o ci si sfoga anche suonando, ecco. Detto questo, cari miei ragazzi, ci siamo sfogati noi a chiacchiere, specialmente io. Ci siamo sfogati anche col Mercedes, abbiamo fatto un viaggio lunghissimo, ovviamente tagliato, perché vi ripeto, ho cercato di prendere dentro un po' i posti migliori, e un po' di giorno, un po' di notte, un po' di tutto, insomma, ecco. Ci ha sfogato anche il Mercedes che ha cantato bene. E detto questo, appunto, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi. Spero vi sia piaciuto il video, ovviamente. E basta, ci vediamo prossimamente con qualche altro video, sicuramente prima di avere Truck Simulator, sicuramente con Farming. Basta, qua è la lista del resoconto del viaggio ed è andato piuttosto bene. Detto questo, come sempre, fi bravi e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, ragazzi!